Roberta, ci sei? Ciao amici di Interrupt, siete pronti per un nuovo segnale tutto digitale? Oggi parleremo di creatività, con una puntata interamente dedicata all'incontro tra arte e tecnologia. Visiteremo Romix, la fiera dei fumetti e dell'animazione che si è svolta nella capitale. Poi faremo un giro sul web alla ricerca degli eventi riservati all'arte dei comics e ai festival d'animazione più importanti in Italia e in Europa. Scopriremo come funzionano i sound toys. Saranno gli stessi creatori che ci spiegheranno che cosa si nasconde dietro a questi esperimenti interattivi di musica, immagini e beat. E infine conosceremo il vincitore della seconda edizione del One Second Video Festival, premiato al PEAM 2005. Ma ora è giunto il momento di immergerci nel variegato mondo dei fumetti, che da lettura proibita dai genitori oggi è diventata letteratura e materia di studio nelle università. Le nuove tecnologie che stanno cambiando il mondo dei cartoni animati, sono sempre di più i film che si realizzano in computer 3D, secondo me hanno soprattutto messo in rilievo l'importanza degli autori, cioè gli autori che hanno lavorato negli ultimi anni con il computer 3D sono stati più liberi di quelli che hanno lavorato con il disegno animato, proprio per problemi, per cause produttive. Secondo me non è tanto importante la tecnica con cui si lavora, ma le storie che si raccontano, i personaggi che si presentano. Però certo le nuove tecnologie hanno permesso anche lo sviluppo di piccoli studi e nel mondo si realizzano sempre di più film, anche lungometraggi che vengono realizzati da un piccolo gruppo di autori rispetto alle decine, centinaia di unità che dovevano comprendere i grandi studi di una volta. E le nuove tecnologie stanno entrando adesso anche nel fumetto. Un tempo si andava con le cartelline a mostrare i disegni agli editori per venire pubblicati, adesso c'è il web, c'è un altro sistema per potersi mostrare addirittura in tutto il mondo, e naturalmente non solo con i fumetti ma anche con i cartoni animati. Anche qui vediamo che le nuove tecnologie permettono un lavoro solitario come quelli dei grandi pionieri del cinema d'animazione, artisti che preferiscono lavorare senza avere, come dire, impedimenti o costrizioni produttive, preferiscono la libertà utilizzando un mezzo, tra virgolette, povero ma importante e che può dare grandissimi risultati artistici, come i programmi che permettono di fare animazione per web. L'uso del computer amplia le libertà, non fa perdere l'uso dello stile, non fa perdere la scelta non uniforma affatto, anzi, l'uso del computer casomai crea maggiori possibilità all'autore. Questo non significa affatto che avremo più qualità in maniera automatica, ma che l'autore dovrà anzi essere bravo a scegliere davvero tra miliardi di possibilità che offre che offrono le nuove tecnologie, quelle che sono davvero più adatte alle storie che vuole raccontare e all'atmosfera che vuole costruire. A Romix si sono dati appuntamento i grandi personaggi del fumetto e del cinema di animazione, le case editrici, le fumetterie, i collezionisti e tanti altri. Tra i padiglioni della Fiera di Roma, un pubblico prettamente giovanile, vestito come i propri idoli del fumetto e dei cartoons, si aggira tra stand con i fumetti più datati, i videogiochi più famosi, i giochi da tavolo e i prodotti editoriali del settore. Noi però continuiamo a parlare di fumetto e animazione. La trasposizione dal fumetto all'animazione richiede per forza di cose una variazione, un adattamento, come può essere dal libro al film. E in questo caso, se mantenere il tratto dell'autore diventa inevitabilmente difficile, se non impossibile. Ci si può certo avvicinare molto, soprattutto con le tecniche tradizionali, per cui si disegna ancora a mano. Però già il fatto che sono più disegnatori implica che un po' la mano personale dell'autore del fumetto si perde. Altra tecnica, che però si utilizza per progetti che abbiano una grafica adatta, è quella di animare in vettoriale.
ovvero fare dei disegni che poi vengono elaborati dal computer, per cui il disegno non è più un insieme di puntini, ma un insieme di vettori che definiscono le varie curve del disegno. In questa maniera noi abbiamo dei disegni molto leggeri, per cui generiamo delle animazioni adatte per esempio per il web, ma non solo. Per esempio nel nostro caso lo studio Matita Animata sta realizzando una serie in animazione con un software che si chiama Toons, che poi è software utilizzato anche dallo studio Ghibli in Giappone e dalla Rough Draft in America, che sono quelli che producono Futurama per esempio. E con questo software riusciamo a fare un tipo di animazione che si chiama paperless, ovvero senza la carta. Stiamo facendo una serie animata di 26 episodi per 5 minuti, prodotta da Rai Fiction e Cineteam. Abbiamo deciso, per contenere anche i costi, di utilizzare una tecnica paperless. Ci siamo rivolti alla Digital Video, che è una software house che sta qui a Roma, che proprio realizza il software Toons. Con Toons noi riusciamo proprio ad animare i personaggi come se fossero dei manichini in 2D, in più avendo la possibilità di fare delle deformazioni, quindi di avvicinarci il più possibile a un tipo di animazione tradizionale. Per contenere ancora di più i costi abbiamo scelto di realizzare le scenografie in grafica tridimensionale, per cui una volta modellate gli ambienti li abbiamo pronti per tutti gli episodi della serie, per cui combiniamo l'utilizzo, in questo caso di Maya, con l'utilizzo di Toons o anche di Photoshop per il fotoritocco delle scenografie, in modo da avere il prodotto completo nella maniera più rapida e più economica possibile, mantenendo però una qualità che si avvicina di molto al tradizionale.